Milano Sport, raccontateci in 30-40 secondi chi siete. Siamo un gruppo post-punk che viene da Milano, suoniamo da un paio di anni insieme, il primo concerto l'abbiamo fatto l'estate del 2021. Suoniamo in un box almeno 5 dove possiamo fare tutto il casino che ci pare, da lì che ci sembra che sia casa nostra. E che altro c'è? Abbiamo lo stesso nome dell'ente dello sport milanese. Questo ci crede più bene. Non siamo ancora stati querelati e speriamo che non succeda. Ci mandano le tessere dell'associazione sportiva e ci taggano tutti i post dello sport. Cioè, e attualmente ci segue un wrestler. Sì. È un acquisto di un follower, quindi non credo ci follower onestamente. Che cosa ci farete ascoltare questa sera qua live, e soprattutto se c'è una canzone, un brano che siete particolarmente attaccati, come è nata, e descriveteci il perché. Facciamo sentire una scaletta, una classica scaletta dei Milano Sport, comprendente un primo di pasta, un secondo di carne, pasta estremissima, e un contorno di verdure, e un singolo, e questo è un particolare, chiamiamolo singolo. No, siamo praticamente affezionati, e penso che qui il problema si diventi che ognuno ha il suo. Sì, per esempio, il mio è... Penso che non so se suoneremo. Però, che è Take the Truth. Ah, okay. Penso che uscirà nel nostro disco. Però forse lo facciamo. Sì, decidiamoli per lì. Sarà un momento di sospanso. Adesso avremo molte delle tracce che saranno sì. Sì. Vabbè, molte delle tracce che suoneremo saranno nel prossimo album che pensiamo di pubblicare all'inizio dell'anno prossimo. E personalmente poi come pezzo per mio preferito penso è il primo singolo che abbiamo pubblicato, che si chiama Like the Rest, e che sarà l'ultimo. Hai detto album, ok? Sì, compro il vostro album. Sì. Bene. Però non vi conosco. Dovete descrivermelo con un'opera d'arte, un libro e e una canzone. O uno dei tre o tutti e tre insieme. Vabbè, direi tutti e tre insieme perché mi piace. Vai, sei lanciato, vai. No, però. Io questa non la so, giuro, cioè, non l'ho studiata questa. Allora, abbiamo detto un libro, un'opera d'arte, una canzone. O un artista, una band, insomma, al posto della canzone. Allora. Canzoni. Lo potremmo chiamare futuristicamente, post-futuristicamente, la città che vorremmo che non salisse più. Ok. No? Però è vero, è abbastanza futurista come veloce. È veloce, movimentato. Forme della continuità dello spazio. Forme della continuità dello spazio. Bello! Questa è culturale. Ultima domanda. Progetti futuri, hai detto futuro. Che cosa vorresti lasciare alle generazioni future? Io? In generale, voi? Non parlo di te perché hai detto un mondo più pulito, infatti ci abbiamo i porta mozziconi di sigaretta firmati di Milano Sport. E anche oggi abbiamo salvato il mondo. Non ce l'ho qua. Vabbè. Mi piacerebbe lasciare che
senti, esatto, questo è il posto accendere per lo sport. Aprilo come praticamente tu fumi. Sta finendo praticamente. Finisci di fumare, non dovresti, tutto. Però finisci di fumare e lo metti lì dentro. Esatto. E anche oggi avrete salvato il mondo. Anche oggi. E beh, un'altra cosa che vorrei lasciare, secondo me, è l'importanza di fare musica, fare rumore divertendosi. Se ti diverti va tutto bene. Mentre ti diverti. Sì, ancora meglio, quello ancora meglio. Se poi c'è un poco del concerto, siamo contenti. Vai.